Di volo con gli elicotteri stanno diventando molto complesse, così come la componente di safety in tali operazioni. Questo video ti aiuterà a preparare il tuo SMS. Gli SMS diventeranno nel prossimo futuro requisiti ICAO e FAA, ed è questo quindi il momento giusto per prepararsi. Un SMS è un set coordinato di processi, progettati per fornire un metodo organizzato e pratico per mantenere ad un livello accettabile rischi e hazard. In altre parole, è un insieme di programmi e attività che ti permetteranno di mantenere il controllo sui fattori chiave che influenzano la safety. Ok, aspetta un attimo. Io non sono il grande esercente, ho due elicotteri sul prato e 10 persone che lavorano per me. Non ho tempo e risorse da spendere per una cosa come questa. Un SMS non deve essere costoso o complesso, è qualcosa che tu progetti e modelli per adattarsi all'entità e agli obiettivi della tua organizzazione. E quindi cosa devo fare ora? Puoi partire dalla creazione del tuo SMS usando il tool fornito sul sito web della International Helicopter Safety Team, IHST.org. È un documento di 40 pagine, le prime 20 spiegano cos'è un SMS e definiscono i punti chiave e i termini generali. Le seconde 20 pagine sono un modello dove puoi inserire il nome e le informazioni sulla tua organizzazione. Facendo questo, quando riempi gli spazi vuoti, non solo acquisisci conoscenza di come funziona un SMS, ma stai in realtà costruendo le fondamenta di base del tuo sistema. Diamo ora un'occhiata ai 12 punti chiave fondamentali per un valido SMS. Il piano di gestione per la tua organizzazione definisce come andrai a condurre il tuo impegno per la safety. Dovrai quindi definire i tuoi obiettivi e come intendi raggiungerli. Un buon punto di partenza è stabilire chiaramente quali sono i tuoi obiettivi di safety. Puoi farlo attraverso una lettera e non occorre che sia complicata. Può essere di uno o due paragrafi che ad esempio dica: qui alla Fred's Helicopters la safety sarà la nostra priorità, sarà inclusa in ogni cosa che facciamo, saremo conosciuti per questo. È questo il modo in cui lo faremo. Se hai un responsabile safety, puoi chiedergli una bozza, che però deve essere firmata dai vertici della tua impresa, per dimostrare l'impegno della tua organizzazione per la safety. In seguito questa lettera farà parte di un piano più esteso, che sintetizza come funziona il tuo programma SMS, incluse specifiche linee guida per gli aspetti che verranno analizzati più avanti nel video. Il documento dovrà essere aggiornato per decidere come affrontare ogni punto chiave del sistema SMS. Per adesso metti a fuoco come attuare il tuo impegno verso la safety culture, il resto verrà in seguito. La promozione della safety è di fatto ciò che si apprezza a prima vista. È accogliere le persone a bordo e coinvolgere il loro interesse nella ricerca della safety. È assicurarsi che ogni atto di ciascuna persona all'interno della tua organizzazione, dal proprietario all'ultimo degli assunti, faccia parte dell'impegno della tua organizzazione verso la safety, in ogni cosa che fanno. Questo significa che il personale deve essere tenuto informato su quali sono le tue politiche di sicurezza e trasmettere l'importanza della safety culture nell'ambiente di lavoro. E ora passiamo al terzo punto chiave della safety. Devi creare direttive specifiche che consentano ad ogni persona di comprendere la tua politica per la safety, cosa è importante nella tua organizzazione e le limitazioni che bisogna accettare.
La tua politica di safety designa le linee di confine che non dovrebbero essere superate. È importante anche creare una consapevolezza sulla safety tra i tuoi fornitori e i tuoi clienti, perché essi devono far parte della tua safety culture, come chiunque altro. Portali a conoscenza delle tue limitazioni operative e della politica che metti in atto per assicurare che il lavoro che fai venga svolto in sicurezza. È importante assicurare che il tuo staff non si senta mai sotto pressione in una situazione in cui la safety potrebbe essere messa a rischio e che sia convinto che è una cosa buona per l'organizzazione. Devi essere chiaro e non ambiguo per quanto riguarda le tue aspettative nell'attuare questo progetto. Qualche volta lo staff deve saper dire no a una determinata richiesta e deve sentirsi a proprio agio nel farlo e conoscere esattamente come e in quali condizioni ciò può accadere. All'inizio può sembrare che la safety rappresenti solo un costo alla tua organizzazione in termini di tempo, denaro e opportunità, ma non appena crei il tuo SMS scoprirai che gli aspetti economici sono ricompensati nello stesso modo in cui vengono ricompensati gli aspetti legati alla safety. Una delle cose più importanti in ogni attività commerciale è proteggere le persone e gli equipaggiamenti utilizzati. Sostituire un equipaggiamento è costoso e può causare ritardi. Puoi non avere un solo pezzo di quell'equipaggiamento e possono occorrere anni per costruirne un altro per te. Anche sostituire il personale è difficile. Devi trovarlo, assumerlo, addestrarlo e dopo deve svolgere il lavoro per un determinato lasso di tempo prima di raggiungere il livello del personale che avevi in precedenza. Tutte queste cose sono costi diretti per l'attività, quindi se riesci a ridurre o eliminare errori, incidenti, inconvenienti o perdite di personale, migliorerai i tuoi profitti. Organizzare correttamente la gestione dei documenti e dei dati è necessario per poter prendere decisioni sicure e idonee, sia di tipo operativo che all'interno della gestione del tuo SMS. Per la parte operativa devi essere sicuro che il tuo staff abbia a disposizione e correttamente aggiornati la documentazione di riferimento, le informazioni sulla normativa e i documenti sull'organizzazione. Devi sviluppare un metodo affinché questa documentazione rimanga sempre aggiornata e un metodo per registrare e organizzare i dati relativi alla tua attività. Una determinata informazione può essere utile come avvertimento o di allerta sul fatto che ti stai avvicinando al confine della sicurezza o che qualcosa nel tuo sistema necessita di essere migliorato o tenuto sotto osservazione. Ma se prendi queste informazioni singolarmente non riuscirai a vedere i singoli punti che si collegano e non riconoscerai i pericoli che esistono tra elementi differenti del tuo sistema interno. Quello che riscontrerai nel fare questo è che tutta la documentazione della tua organizzazione è utile ai fini del tuo impegno verso la safety. Qualche elemento è più importante degli altri, ma tutti contengono tasselli di conoscenza che possono anticiparti la causa o il verificarsi di un evento. Ci sono già dei requisiti che riguardano la registrazione dei dati che saranno mantenuti e ci saranno dei nuovi requisiti per la gestione dei dati che ti richiederanno di creare file e tenere traccia di ulteriori informazioni. Per tutto ciò ti saranno necessari semplici dispositivi di archiviazione, come ad esempio un computer. Qualcosa dove puoi registrare i dati per poterli rivedere e analizzare anche a distanza di tempo. L'identificazione degli hazard e la gestione del rischio sono il cuore di un SMS. Questi sono i processi principali che ti permetteranno di riconoscere e indirizzare condizioni pericolose prima che esse possano trasformarsi in un incidente. La terminologia usata per descrivere questi processi potrebbe farli apparire complessi, ma in realtà il principio è invece molto semplice. La sfida di questi processi è avere a che fare con il fatto che nessuno di questi hazard sembrerà a prima vista ovvio.
Quindi una delle capacità che dovrai sviluppare è quella di prevedere, cioè di valutare le situazioni e riconoscere tutti i modi in cui le cose potrebbero non andare come dovrebbero. È una sfida maggiore di un'analisi di un incidente, perché in quest'ultimo caso è un evento dal quale puoi partire e risalire all'indietro per trovare la causa che l'ha originato. Nell'identificazione di un pericolo probabilmente non avrai un evento e non avrai neanche la certezza che quell'hazard causerà un evento. Quello che hai è solo una causa, o cause, di un incidente che non si è ancora verificato. Dovrai usare un idoneo livello di immaginazione per essere in grado di dire: se faccio questo mi condurrà a quest'altro, che può condurre a quello, che può portare ad un incidente. È un'abilità che dovrai sviluppare, perché normalmente le persone non vogliono pensare a cose spiacevoli che possono accadere. La sfida tuttavia non si ferma qui. Una volta che cominci a individuare i pericoli potresti restare sorpreso da quanti puoi identificarne. Organizzarli e indirizzarli all'inizio può forse essere un compito gravoso, ma è necessario. Un metodo utile per organizzare e indirizzare gli hazard è l'uso della matrice di rischio. La matrice di rischio assegna un valore ad ogni tipo di rischio, da alto a basso, basato sulla severità del rischio e sulla probabilità che l'evento si verifichi. Se il rischio è qualcosa che può accadere una volta ogni 10 anni, esso è chiaramente qualcosa di molto diverso da un rischio che può accadere una volta al giorno. Il valore della matrice di rischio ti permette di concentrare la tua azione di safety sugli eventi più probabili e su quelli più gravi. Anche se sicuramente vuoi prenderti cura di tutti i possibili pericoli che possono esserci, ha molto più senso attenzionare maggiormente gli eventi più pericolosi o quelli più probabili prima di quelli meno significativi. E se hai risorse limitate da dedicare a questo compito, allora diventa ancora più importante farlo. La segnalazione di eventi hazard è un sistema progettato per favorire il processo di gestione del rischio. Purtroppo non ti sarà possibile immaginare ogni possibile hazard facendolo da seduto su una poltrona. Così avrai bisogno di un sistema organizzato sul posto, tramite il quale il personale potrà segnalare gli eventi e gli hazard che vengono incontrati sul campo. Quando si verifica qualcosa di anomalo, di inusuale, di inaspettato o che causa preoccupazione per qualsiasi motivo, allora qualcuno dovrà prenderne nota e farne una registrazione. Presto avrete una lista di queste cose e a quel punto sarà possibile procedere con una valutazione e chiedervi cosa potete fare. C'è per caso un impiego dell'aeromobile che non va a buon fine più spesso di quanto vada a buon fine? Oppure c'è un impiego che va a buon fine ma è andato troppo vicino alle limitazioni operative stabilite? Come ad esempio l'avviamento caldo di un motore. Un hot start può costare ad una società fino a $100,000, ma un pilota può aver fatto 1000 avviamenti del motore senza averne effettuato uno caldo, e un giorno può capitare che avvii il motore e provochi un danno di $100,000. Che cosa faresti se un pilota avesse registrato nell'ultimo mese 3 avviamenti caldi? E magari è rimasto sotto i 1000 gradi centigradi, ma per un po' di tempo sopra gli 800. Se non l'avesse registrato non saresti mai stato in grado di capire che prima o poi avresti potuto avere un inconveniente. Questo è il valore della segnalazione di eventi e hazard. Puoi prenderti cura di potenziali pericoli come ad esempio l'avviamento caldo. Quando sei capace di riconoscere un problema dai primi segnali, hai l'opportunità di scegliere tra spendere alcune centinaia di dollari per un ulteriore addestramento per il tuo pilota, o magari scommettere $100,000 sul fatto che il problema non si verificherà. La segnalazione degli eventi comunque può essere un compito difficile. Significa affrontare cose che possono anche essere imbarazzanti e costose, o pensare che non possono accadere, oppure che possano accadere a qualcun altro. Così uno dei punti fondamentali che devi stabilire nel tuo piano di gestione è il tuo impegno verso la Just Culture. La Just Culture è la comprensione fra tutti i membri del tuo staff che la tua organizzazione è composta da esseri umani e in quanto tali compiono errori.
e che si è più interessati all'evento e alle sue cause piuttosto che a chi ha potuto commettere un errore. Significa che i vertici hanno fiducia nel personale della propria organizzazione e che se succede qualcosa, questo evento verrà segnalato perché il personale non ha il timore di perdere il posto di lavoro, non ha il timore di subire ridicoli rimproveri. Lo segnalerà perché l'organizzazione ha una buona cultura della safety. E tu, che vuoi proteggere il resto del personale che lavora lì con te, cercherai di capire cosa succede. I dirigenti responsabili dovranno agire esattamente come hanno detto che avrebbero fatto, per verificare il cosa e il perché, e non il chi. E questo non significa che se qualcuno fa qualcosa di proposito, con malizia, di irresponsabile e costoso che la tua organizzazione non può tollerare, non possa essere punito ad esempio con il licenziamento, ma che generalmente, prima di arrivare a questo punto, focalizzerai la tua attenzione sul cosa e perché e non su punizioni e rimproveri. Perché l'unico modo per imparare dagli errori commessi è che il personale sia abbastanza a suo agio quando deve ammetterli. Anche se hai un SMS con il quale sei sicuro di poter prevenire eventi e incidenti, essi comunque potrebbero verificarsi. Il tuo programma di safety limiterà la frequenza e la gravità degli eventi, ma quando accadono dovrai essere pronto per analizzarli in modo tale da poter imparare da essi. Ad ogni modo un evento è più facile da analizzare rispetto ad un rischio perché hai una sequenza completa, prove tangibili e puoi andare indietro nel tempo e individuare dove una procedura standard è fallita e dalla quale è partita la sequenza dell'incidente. È importante documentare e agire su ciò che emerge dall'analisi perché le cause che hanno portato all'evento non erano evidentemente state individuate o non correttamente valutate dalle misure di controllo della safety che avevi messo in atto. Potrebbe esserci un punto debole nel tuo sistema o potrebbe esserci una nuova combinazione di condizioni o segnali di avvertimento che avrai bisogno di tenere sotto controllo. Dovrai usare tutto ciò che accade nel tuo SMS come uno strumento di prevenzione per evitare il ripetersi di incidenti e inconvenienti. Una delle cose da fare in un SMS è essere sicuri che le azioni che vengono intraprese non stiano causando o portino a conseguenze inaspettate. Se stai cercando di prevenire un inconveniente ma il tuo tentativo di prevenzione può portare a un incidente, allora non hai ottenuto nulla, ma stai solo aggravando la situazione. Quindi devi mettere in atto programmi che ti portino a rispettare tutte le tue procedure per essere sicuro che esse abbiano l'effetto desiderato, che si abbiano cioè effetti di safety piuttosto che conseguenze inaspettate. E il modo in cui puoi farlo è valutare bene cosa accade nei differenti processi. Bisogna osservare un processo che non sta dando il risultato desiderato e chiedersi il cosa e il perché. Puoi comprendere molto solo osservando, e questo è quello che devi fare. Devi fare programmi nel tuo SMS che ti permettano di vedere cosa stai facendo ed essere sicuro che lo stai facendo correttamente. Un SMS è un sistema dinamico che devi sempre cercare di rendere migliore. I requisiti di addestramento alla gestione della safety si basano su un principio molto semplice. Se non addestri il tuo staff sul come fare qualcosa, essi lo faranno in modo individuale, pensando di aver eseguito il task correttamente. Questo è improduttivo quando hai un SMS basato su dati, standard e misure, e le irregolarità sono esattamente quello che non vuoi. Prendi per esempio la segnalazione degli hazard. Se vengono segnalati in modo personale, con le informazioni emesse in posti diversi, usando differenti metodi di descrizione, sarà poi un compito non facile analizzare tali dati, soprattutto quando sarà passato del tempo e con molte segnalazioni.
Se invece hai una uniformità di gestione delle segnalazioni, ti sarà allora possibile riconoscere le tendenze negative e quindi potrai dedicare più risorse per migliorare tali aspetti critici del tuo programma e avrai più tempo per seguire altri lavori o semplicemente goderti la vita. Tutto ciò che occorre è un addestramento iniziale e un aggiornamento periodico, quindi addestrare correttamente il personale su ciò che vuoi, chiarendo ciò che non vuoi. La gestione del cambiamento è probabilmente una delle cose più difficili di un SMS, perché il cambiamento è difficile per chiunque di noi in quasi tutto ciò che facciamo. Il personale sviluppa un livello di benessere in ciò che fa e nel modo in cui lo fa. Se cambi qualcosa, soprattutto se fa parte di una routine profondamente radicata, puoi notare nel personale una reazione quasi immediata. C'è disagio, esitazione, confusione. Alcune persone rigetteranno attivamente il nuovo processo, non possono fare le cose così velocemente come erano capaci di farle prima, e c'è un periodo in cui nessuno si sente a proprio agio. Così, quello che devi fare è dosare il cambiamento che il personale dovrà affrontare in qualsiasi momento. Un altro aspetto del cambiamento che dovrai tenere sotto osservazione è l'introduzione di nuovi elementi nelle attività svolte. Nuovi elementi creano nuovi rischi, qualche volta direttamente e qualche volta nel modo in cui interagiscono con altri elementi delle operazioni. Quando c'è un cambiamento importante, può essere necessario rivedere il processo dalle basi. Dovrai revisionare le procedure esistenti e aggiornarle per essere sicuro che si è tenuto conto del nuovo cambiamento introdotto. È anche essenziale effettuare un addestramento del personale perché dovrà fare qualcosa di completamente diverso, o farlo in modo differente rispetto a prima, o perché userà un equipaggiamento nuovo o si troverà in un luogo diverso. Così è importante che tu prenda un attimo di tempo all'inizio del processo per essere sicuro che ognuno si trovi a proprio agio, preparato sugli stessi standard. Un requisito finale nel gestire un cambiamento probabilmente sembra abbastanza ovvio. Devi essere conscio del fatto che i cambiamenti si verificano comunque. Ricordati che il cambiamento non sempre è qualcosa che tu hai deciso a priori, per cui devi essere attento agli elementi attorno a te che si stanno modificando. In ogni attività potenzialmente può accadere un inconveniente grave o un incidente. Spesso le loro cause sono evidenti solo per poco tempo, dopo che l'evento stesso si è verificato. Per questo motivo devi pianificare con anticipo e devi pensare alla situazione peggiore che si può verificare in quell'area, in modo che tu possa reagire ad un incidente in modo sicuro e metodico. Per essere sicuro di essere pronto, devi sviluppare un piano di emergenza e considerare la situazione peggiore che si possa verificare nello svolgimento delle tue attività. Se l'incidente accade, cosa dobbiamo fare per continuare ad essere operativi? Che cosa deve fare il pilota? Cosa deve fare il direttore operativo? Cosa deve fare l'addetto alle pubbliche relazioni? Come ci prendiamo cura delle persone malate e ferite? Come mettersi in contatto con il parente più prossimo? Dobbiamo essere preparati e dobbiamo riconoscere il fatto che un incidente provoca nel personale così tante diverse reazioni che non è possibile neanche immaginare. Dal panico alla negazione, alla colpevolezza, persino non essere in grado di muoversi. Tutte reazioni emotive. Il personale può essere molto più stressato di quanto potrebbe sembrare normalmente e potresti non sapere come poter reagire in determinate situazioni. Quindi devi pianificare prima perché il personale che subisce un trauma emotivo non è spesso in grado di operare correttamente. Ma programmare li mette in grado, nella difficoltà del momento, di essere capaci di dire «So cosa devo fare ora per essere sicuro di poter fornire un aiuto efficace».
La misurazione delle prestazioni in un SMS è fatta di piccoli passi. Qualche volta non comprendi quanto sei andato lontano, non capisci la tua direzione finché non ti giri e ripercorri all'indietro i passi che hai fatto. Qualsiasi cosa cerchi di fare nella tua attività, ci sarà bisogno di misurarla. Devi guardare alla gestione della safety e dire: sta rendendo il tutto più sicuro o più difficile da gestire per noi? Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissi, stiamo riducendo gli incidenti, stiamo riducendo i feriti, stiamo riducendo costi e danni agli equipaggiamenti, oppure in realtà stiamo causando danni e feriti. Devi misurare il programma, perché se non è quello che vuoi, devi tornare indietro e cambiarlo. In cabina di pilotaggio usiamo una checklist per essere sicuri che stiamo facendo tutto ciò che è richiesto per fare un volo in sicurezza. E in una ditta di manutenzione usiamo un manuale per essere sicuri che stiamo sostituendo un componente esattamente come deve essere fatto. Un SMS fa esattamente la stessa cosa per quanto riguarda il nostro impegno per la safety. Quindi sta a noi essere sicuri che ogni tassello che abbiamo acquisito per quanto riguarda ciò che minaccia la safety venga usato nel modo più efficace possibile. Albert Einstein ha detto: la follia consiste nel fare le stesse cose in modo ripetitivo aspettandosi risultati diversi. Nel settore elicotteristico continuiamo a vedere gli stessi tipi di incidenti che si ripetono. I nomi e le date cambiano, ma non il tipo di incidente. Se vogliamo interrompere questo ciclo, qualcosa deve cambiare. Questo è il motivo per cui la safety è diventata di così grande interesse per gli enti regolatori in tutto il mondo. Siamo veramente fortunati a volare in quest'epoca. Le difficoltà incontrate dai nostri predecessori ci hanno permesso di assistere ad ogni tipo di incidente immaginabile, qualche volta con sofferenza, qualche volta con la morte. Per i pionieri dell'aviazione la safety era una questione teorica e astratta, ma ai nostri giorni dobbiamo solo applicare ciò che è conosciuto e sicuro. Le conoscenze di safety che abbiamo oggi sono un vantaggio che essi avrebbero voluto e che noi dobbiamo imparare a usare nel miglior modo possibile. L'SMS ci permette di organizzare e applicare ciò che conosciamo e ciò che continuiamo ad imparare in modo tangibile e misurabile, che ci permetterà di controllare meglio i rischi e gli hazard che minacciano la nostra sicurezza. Adesso hai tutte le informazioni che ti servono per sviluppare il tuo SMS. Ti ricordo che è possibile scaricare il modello dal sito www.ihst.org. O puoi contattarci e ti daremo il nostro supporto. Mi raccomando.